9 giorni di eventi per la nona edizione dei Mondi di Carta. Quest'anno il tema è la natura ci salverà, punto di domanda. Perché punto di domanda? Perché siamo tutti un attimo in attesa di capire cosa succederà nel nostro futuro fra la crisi energetica, crisi del tempo e crisi del Covid. Il mondo è stato un attimo scombussolato da questi eventi e noi facciamo incontri durante il nostro festival per cercare di capire in qualche modo cosa succede. Non solo cercare di capire, qualche volta ci divertiamo anche. Il Festival Culturale Gastronomico si aprirà il 2 ottobre con lo svelamento della tradizionale scultura in Piazza Duomo, che darà il via ad un ricco programma di appuntamenti. Uno dei principali è sicuramente l'incontro che abbiamo il giorno 8, venerdì sera, abbiamo il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, abbiamo Stefano Bonaldi, abbiamo poi una docente dell'Università Politecnico di Milano, Lusk, abbiamo un Giorgio Allen, che è un architetto esperto di bioarchitetture, che discuteranno di che cosa? Della città sostenibile. E la cosa sarà condotta da Maurizio Melis, giornalista del 24, che fa una trasmissione sulle Smart City. E poi ancora arte, musica, un viaggio nel mondo del latte e in quello del miele, tra le erbe aromatiche e le performance culinarie. Grande novità del 2021, il concorso fotografico Il Mondo dei Mondi, che raccoglierà gli scatti più belli degli eventi del festival.